qualche giorno fa sembrava, almeno dalle parole dell'assessore competente, che la situazione stesse tornando alla normalità. Ma stamattina, al cimitero di Sassari, nella nuova ala, c'è stata una brutta sorpresa per i familiari di un defunto, che si sono visti negare la tumulazione del loro congiunto. Il problema si trascinava da diversi mesi, ma proprio qualche giorno fa, dal comune, era arrivato un comunicato che suonava come una sorta di dichiarazione di pace tra l'ente e la ditta che gestisce le tumulazioni per conto di Palazzo Ducale. La diatriba nasce per una questione di pagamenti. L'azienda appaltatrice sembra vantare dei crediti nei confronti del comune, che da parte sua sostiene invece di aver onorato l'impegno, ma che non si capisce per quale motivo Equitalia abbia bloccato il pagamento. In buona sostanza, a farne le spese sono i familiari dei defunti, che anziché avere un momento di intimità per dare l'estremo saluto al proprio caro, si sono ritrovati a dover dividere il loro attimo di dolore con una folta rappresentanza di vigili urbani, presente per garantire il regolare svolgimento delle tumulazioni ad opera di un'altra ditta. Sentiamo il capo cantiere della ditta in disaccordo con il comune e l'assessore comunale Ottavio Sanna. Siamo arrivati a questa situazione perché, quanto ci risulta, il comune non sta pagando la ditta che stiamo costruendo il cimitero e perciò avevano bloccato le tumulazioni provvisoriamente in attesa che il comune pagasse la nostra ditta, cosa che invece non è successo. Questa volta la ditta ha bloccato completamente le tumulazioni e c'è stato un blitz da parte del comune per tumulare loro, e perciò noi stiamo facendo questa forma di protesta, perché siamo tutti gli operai fermi della ditta, chi licenziati, chi tuttora adesso in cassa integrazione, e perciò abbiamo fatto questo segno di protesta comunque per venire fuori questi problemi fra ditta e comune e cercare di capire il perché, perché comunque fino adesso chi ci sta rimettendo siamo noi operai. Stiamo parlando di un disavanzo di quanti euro? Ma sono migliaia, non so, saprei esattamente, non entro in merito di questo, però so dalla ditta che sono tanti soldi che il comune ancora deve dare alla ditta che a noi che stiamo costruendo. Ma quindi alla fine oggi chi sta compiendo le operazioni di tumulazione? Questo sembra che sia l'Alzheimer, la ditta che è stata data in gestione del vecchio cimitero. Abbiamo visto, sentito dall'impresa che comunque loro non sono autorizzati a poterlo fare, e perciò adesso tramite giudizio dal giudice si vedrà chi ha ragione o no. Quali azioni di protesta intendete attuare? Niente, noi abbiamo cercato di bloccare la tumulazione, naturalmente purtroppo non possiamo procedere oltre perché c'è anche un reato penale, però spero che già questa dimostrazione serva a muovere tutte queste acque per cercare veramente alla fine di capire chi ha torto e chi ha ragione. Dopo due diffide presentate all'amministrazione comunale alla società che gestisce i servizi di tumulazione nel cimitero nuovo, ci siamo costretti oggi ad intervenire con appunto i vigili urbani per poter avviare le tumulazioni. Questo anche giusto per informare i nostri cittadini che l'amministrazione comunale di Sassari ha provveduto nel pagamento da novembre del 2015 ad oggi alla società per oltre 500.000 euro, e quindi cercando di garantire tutto quello che era possibile garantire attraverso i servizi sia amministrativi che i servizi tecnici. Non ci risulta, per quanto ci riguarda, invece, che ci siano state altre problematiche e che l'amministrazione comunale sta causando ai lavoratori. I lavoratori che ovviamente, questi lavoratori di questa società, lavorano in un altro cantiere, che è il cantiere per la realizzazione dei nuovi loculi. È stata ritrovata da una pattuglia della Polizia di Stato, nelle campagne di Piandanna, la Fiat Panda grigia che da un paio di mesi seminava il panico in città. La carcassa è stata ritrovata in una stradina impervia, difficile anche da raggiungere, nonostante corresse in parallelo alla superstrada. Il conducente, utilizzando delle targhe rubate, il cui furto era stato denunciato dalla proprietaria di una Fiat Punto, causava incidenti per ragioni al momento ignote, fuggendo subito dopo. Le compagnie assicurative cercavano il proprietario delle targhe, che chiaramente non sapeva nulla. Una volta partite le indagini, la panda grigia è stata intercettata grazie alle telecamere di videosorveglianza dislocate in città. Sono state diffuse le immagini e il numero di targa e invitati i cittadini, qualora vedessero l'utilitaria, a segnalarlo alle autorità attraverso un numero verde.
Il conducente dell'auto pirata evidentemente si è spaventato, per paura di essere scoperto, ha dato alle fiamme l'auto, con la quale in questo periodo ha quasi investito due agenti, un gruppo di ragazzi in via Gorizia, e che durante un tentativo di fuga ha buttato giù dalla moto un centauro che è finito all'ospedale con diverse escoriazioni. Le indagini proseguono. Sulla carcassa delle auto recuperata verranno effettuati ulteriori accertamenti. La caccia al pirata della strada è aperta. Celebrata ieri in Piazza d'Italia dai gruppi scout di Sassari, Porto Torres, Alghero e Ozieri, la Giornata del Pensiero, l'appuntamento che tutti i gruppi scout celebrano ogni anno, ma che stavolta aveva una valenza ancora più importante, il centenario di fondazione dello scautismo. Era il 1917 quando infatti Sir Robert Baden-Powell fondò il movimento che si estese poi in tutto il mondo. I gruppi si sono radunati ieri in Piazza d'Italia, dove si è compiuto in apertura il rito dell'alzabandiera, a seguire la Santa Messa celebrata dal vescovo Monsignor Paolo Azei. Erano presenti in tanti, dai più piccoli, Lupetti e Coccinelli, ai più grandi, i capi scout, allestito anche uno spazio che raccontava con delle foto un pezzo di storia dello scoutismo dei gruppi presenti. Nel pomeriggio, poi, la chiusura della giornata. Il movimento, di matrice rigorosamente cattolica, offre ai giovani e non solo la possibilità di vivere la vita all'insegna dell'educazione, il rispetto dell'uomo e della natura, coinvolgendo tanta gente con un grandioso spirito di aggregazione. Quanti siamo? Dobbiamo dividere una torta da un chilo in 1.000 persone. La moltiplicazione delle torte. Si può fare? Condividiamo? Ci sediamo gentilmente e iniziamo ad abbassare la voce. Buongiorno a tutti e benvenuti alla trasmissione di approfondimento sulla Torres. Ricordiamo che ieri la Torres ha battuto l'Alba Longa in casa per 6-2. Come ospite oggi abbiamo il bomber di questa squadra, Luigi Scotto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno anche a voi. Allora, Luigi, innanzitutto ti faccio la classica domanda che si fa a tutti i giocatori che giocano alla Torres e sono di Sassari: cosa prova un sassarese a vestire la maglia della Torres? Beh, sicuramente è una bella emozione, dai qualcosa in più secondo me rispetto agli altri, ma comunque quest'anno al di là dei sassaresi in squadra anche gli altri stanno dimostrando un grosso attaccamento alla maglia. Ieri si è visto in particolar modo perché siete scesi in campo con una determinazione veramente incredibile. Tra l'altro avete fatto un gioco di squadra, soprattutto nelle azioni di alcuni gol, veramente eccellente. Sì, no, sicuramente ieri siamo un po' di partite che stiamo riuscendo a esprimere un bel gioco
ieri i gol sono nati con bellissime azioni, quindi meglio così. Andiamo a vedere quelli che sono i gol, Luigi. Allora, nel primo gol un'azione veramente spettacolare, da applausi, tutto il pubblico si è messo in piedi ad applaudirmi. Sì, sì, no, il primo gol è stato bellissimo, io ho dato una palla di tacco, c'è stata una sponda, poi De Marti si è allargata all'Isai, e l'Isai di prima a Casini che ha concluso l'azione, quindi... un gran gol. Un gran bel gol che ha chiuso il primo tempo sull'1-0. Alla ripresa del gioco invece inaspettatamente l'Alba Longa ha trovato il pareggio. Un errore della difesa, ma anche Guaita che è stato bravo a infilare. Sì, sì, no, lui è stato bravo, ha fatto una bella azione. Sicuramente non ci aspettavamo un'azione così veloce all'inizio della ripresa, però poi siamo stati bravi a rimetterla subito. Certo, rimaniamo sul gol, bravo anche Fada a respingere, sì, il tiro di Guaita. Fa una grossa parata su Guaita e poi... Mioni è stato bravo. È stato bravo nel tap-in. 1-1, palla al centro, voi non avete però perso tempo. Subito in avanti, un'azione ripetuta sulla destra di De Martis, che stava cercando, come dire, il posto giusto per battere in porta, e invece... Invece poi ha scaricato la palla per Casini, che è stato molto bravo a portarsela avanti, e di sinistro l'ha messa nel primo palo e ha fatto un gran gol. Casini che segna di sinistro. Sì, tra l'altro lui è destro, quindi alla grande. Scherziamo, no. Ovviamente. Sul 2-1 l'Alba Longa si è un po' demoralizzata, insomma, perché è arrivato subito dopo il loro pareggio e quindi voi ne avete approfittato. Terzo gol, sulla destra Marsala ha insistito nell'azione e ha messo la palla verso Lorenzo Musso. Sì, verso Musso, che ha fatto un pallonetto e ha calciato il sinistro, ha fatto un bel gol. Ottimo questo ragazzino là davanti, Lorenzo Musso. Sì, sì, è un giocatore che ha grosse qualità e grossi margini di miglioramento. Sta crescendo molto, deve migliorare ancora tanto, però sicuramente è un ragazzo che ne sentiremo parlare in categorie superiori in futuro. Bravo anche nell'occasione del quarto gol, perché la palla che è stata data al centro dell'area a lui ha subito... Sì, ho dato la palla io a lui di esterno, lui col sinistro l'ha portata avanti, l'ha girata per De Martis e ha fatto gol di destro. Il capitano. Sì, capitano Giacomini. Sempre presente. Sì, sì, no. Ha fatto una gran partita anche ieri. Il quinto gol quindi è anche merito di Giacomino, sì, perché sì. Dentro l'area è stato strattonato e buttato sì, giù. Sì, e quindi messo una bella palla a Giancarlo lì per Giacomo, che ha stoppato, è stato trattenuto. L'arbitro era lì a due passi e non ha potuto far altro che indicare il calcio dagli 11 metri. Luigi Scotto, perché hai battuto tu e non Musto? In verità io ho tirato quest'anno 4 rigori e 3 li ho segnati. Con la Nuorese io avevo sbagliato a Cassiada, se Musto mi aveva chiesto che si voleva sbloccare, quindi l'ha tirato lui. E poi l'ultima partita io avevo già segnato, eravamo sul 2-0 e quindi ho lasciato 3 rigori a Musto. Quindi però... il rigorista, lo ribadiamo, è Luigi Scosso. E dai, diciamo che siamo in Musto, dai. La realizzazione è stata perfetta, portiere da una parte, e palla dall'altra. Oh, no, 11 reti in questo campionato con quella di ieri, dove vuoi arrivare, Luigi? No, sicuramente il mio obiettivo è cercare di fare altri gol, ma soprattutto cercare di vincere tutte le partite. È una cosa che possiamo fare, sappiamo che non sarà facile, però ce la metteremo tutta. Sul 5-1 vi siete, come dire, un po' rilassati, è venuta fuori l'Alba Longa che ha raddoppiato. Sì, ha raddoppiato, forse abbiamo sbagliato noi, abbiamo avuto un calo, e quel gol del 5-2 loro è stato un po' anche... Vi ha risvegliato. Sì, ci ha risvegliato. E lì è venuta fuori la perla della partita, sì, con Giacomo De Martis. Lo vuoi descrivere il gol di Giacomo? Sì, Giacomo ha fatto un gran gol, gli ha allargato, se non sbaglio, palla io sulla destra, lui l'ha stoppata, ha visto il portiere fuori, l'ha messa all'altro palo, ma è uno che ha questi colpi, quindi... Per me non è una novità, però sicuramente è tanto di cappello. In conferenza stampa ieri ribadiva che lui, come ha visto fare al portiere un passo in avanti, ha detto la metto lì e lì l'ha messa. Sì, sì, no. Ma sono sicuro che
ha visto proprio quello, perché ce li ha anche in allenamento fare queste. Ricordiamo anche la punizione magnifica. Sì, contro con la Norese, sì, sì, sì. Quindi sono colpi che fanno parte del repertorio, del suo repertorio di Giacomo, certo. De Martis. Domenica prossima invece si va sul campo del San Cesario. Non è un campo sulla carta difficilissimo, però attenzione. No, la verità è che quando noi andiamo a giocare con le romane, comunque sia, ci danno sempre del filo a torcere, perché impostano la partita per non farci giocare, ne mettono molta grinta, quindi è sempre dura fare risultati fuori casa, però noi siamo molto motivati e non vediamo l'ora che sia domenica. Obiettivo del campionato, Marco Sanna, l'allenatore, dice che ogni partita si bisogna resettare e pensare alla prossima, però il vostro, a parer mio, è qui, è quello di vincerle tutte da qua fino alla fine e poi vedere come va. Beh, sicuramente il mio personale è quello, come di tutta la squadra, la verità è questa, però certo è che se fai un passo falso ci può stare, ecco, certo. Durante l'arco. Speriamo di non avercelo mai e speriamo di fare il nostro dovere vincendole tutte, sperando di regalarci una grande gioia. Bene, noi chiudiamo qua questo approfondimento, ringraziamo Luigi Scotto. Grazie a e voi. Vi diamo appuntamento al prossimo lunedì. Arrivederci. Arrivederci. La Beko Final 8 è stata conquistata dall'EA7 Olimpia Milano, che ha sconfitto in finale la Sidigas Avellino. Una partita che ha messo in campo davvero la forza della squadra meneghina, anche se poi ci sono stati degli strascici abbastanza polemici proprio in virtù delle dichiarazioni di Cinciarini, che praticamente ha tacciato di furto lo scudetto lo scorso anno alla Dinova Banca Sardegna. A Sassari si dice a parole macchia recisoglie e probabilmente a questo dovremmo uniformarci, perché poi insomma nessuno toglie la grandezza dell'impresa compiuta dalla squadra sassarese lo scorso anno con la conquista del triplete addirittura. Tornando alla manifestazione, una bella manifestazione, l'unico neo probabilmente la prematura uscita della Dinamo Banco di Sardegna, che è stata recuperata sul finale dei quarti da una Vanoli Cremona, Maidoma, che ha recuperato 10 punti negli ultimi 3 minuti di gara e ha lasciato un po' di amaro in bocca ai tanti supporter sassesi che avevano raggiunto la squadra in quelle di Milano. Il forum di Assago ha vissuto 3 giorni comunque di grandissimo basket e questo può far solo bene al movimento. Tornando in casa Dinamo c'è da sperare di riprendere il cammino bloccatosi proprio ad Assago e provare a rituffarci già da domenica alla Palazzo di Adimini in quel clima festoso e soprattutto di concretezza e di vittoria. Arriva la Sidigas Avellino, ferita probabilmente dalla sconfitta nella Coppa in finale contro le A7 Olimpia Romani Milano, e niente, ci sarà da tenere alto il nome della squadra che fino a giugno comunque sia rimane campione d'Italia. Una menzione particolare sicuramente all'MVP di questa manifestazione, un certo Rakim Sanders, lo scorso anno al Fiera della Dinamo Banco di Sardegna e quest'anno grande protagonista nella squadra del EA7 Milano. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. We'll be right back.
oggi informazione e approfondimento, orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.